Siamo al Phonak Academy di Milano con il dottor Marco Caron, vicepresidente per il gruppo Sonova per quanto riguarda gli apparecchi acustici dell'Europa, del Medio Oriente e del Sud America. Dottor Caron, l'Academy, il convegno che si sta sviluppando in questi due giorni a Milano è particolarmente ricco di spunti scientifici provenienti anche dai massimi esperti, non soltanto italiani. Quali sono le novità e gli argomenti su cui avete deciso di puntare l'attenzione? Beh, allora innanzitutto c'è da dire che sfruttiamo queste occasioni perché siano un momento di confronto fra tutti gli operatori del settore. E come ho potuto vedere questa mattina, siamo partiti dagli aspetti relativi alla genetica per capire quali sono le cause che portano alle ipoacusie, per poi inoltrarci in discussioni che vanno oltre la genetica e quindi vanno agli aspetti clinici, per poi arrivare nel proseguo delle due giornate a parlare più nel dettaglio della parte della protesizzazione, ma anche degli impianti cocleari. In modo particolare la giornata si chiuderà domani con un importante annuncio per quello che riguarda il primo sistema bimodale in cui impianto e protesi acustica inizieranno veramente a parlare fra di loro. Il titolo del vostro convegno appunto è Sordità e tecnologia tra attualità e futuro. Cosa ci riserva il futuro ancora dal punto di vista sia del mercato, quindi tecnologico, delle scoperte, e sia anche dal punto di vista proprio scientifico medico, a suo parere? Credo che di poter dire che siamo all'inizio di un percorso molto lungo. Credo che sia dal punto di vista medico-scientifico che dal punto di vista tecnologico, nei prossimi mesi, nei prossimi anni ci saranno ulteriori innovazioni in modo anche significativo. Spesso e volentieri ci sono le idee, ma dobbiamo aspettare che la tecnologia o gli studi e i risultati clinici ci diano l'evidenza di quello che pensiamo possa essere la direzione in cui muoverci. Per cui è un po' un cercare di bilanciare le capacità con le esperienze che sul campo. Questo evento è la prova del fatto che la vostra azienda in qualche modo è anche molto attenta alla formazione degli operatori. A suo parere sono tutti pronti, parliamo ad esempio dello scenario italiano, gli operatori dell'audiologia per inseguire le rapidissime innovazioni tecnologiche che il mercato propone? Guardi, la ringrazio per la domanda. Noi come Phonak e come gruppo Sonova crediamo moltissimo nella formazione, investiamo molto tempo e molte risorse perché questo accada. Spesso e volentieri non ne facciamo così tanti da un punto di vista numerico perché cerchiamo di puntare sinceramente solo ed esclusivamente alla qualità. Detto questo, la necessità di fare formazione, ma direi più che formazione, condivisione di esperienze, è una cosa basilare. Noi cerchiamo di farlo a livello internazionale, negli Stati Uniti, sistematicamente, nell'America Latina, ma anche qui in Europa. Ne approfitto dell'occasione per pubblicizzare l'evento che si terrà a Berlino fra pochi giorni, di livello internazionale, a cui parteciperanno gran parte dei relatori. Che sono qui presenti anche oggi. Sì, è sostanzialmente una cosa fondamentale in cui noi crediamo moltissimo. Ecco, una battuta, lei parlava di uno scenario internazionale, è stato salutato insomma dal professor Burdo stamattina anche per il suo nuovo incarico all'interno del gruppo Sonova, quindi qual è il contributo insomma che l'Italia, un manager come l'Italia potrà portare all'interno di anche dello sviluppo del mercato in chiave internazionale? Credo che con la mia promozione recente sia stato riconosciuto la professionalità che abbiamo messo a disposizione in questi anni come Phonak Italia, quindi non è solamente un premio al sottoscritto, ma credo che sia un riconoscimento a quello che è stato fatto da tutto il team in Italia negli scorsi anni. Quello che credo di poter portare all'interno del mondo Sonova in questo nuovo ruolo sia l'esperienza maturata, la capacità di riuscire a dialogare con diversi operatori nell'ambito della protesizzazione, cosa che ad esempio non sempre avviene in tutti gli altri paesi, mentre qui in Italia, e questo ne è un esempio, siamo riusciti a far dialogare e credo a rendere anche profittevole per tutti gli interlocutori un momento come questo,
la parte audiologica, così come la parte clinica, la parte chirurgica, operatori nel settore della logopedia e della protesizzazione in sé per sé. Credo, ecco, questa che possa essere un valore aggiunto che potrò portare e spero di riuscire a portare in un futuro anche per gli altri paesi di cui mi occupo. Le chiedo in chiusura solo un breve accenno per chi non è qui. Cosa può dire tecnicamente del nuovo prodotto che proporrete sulla stimolazione bimodale? Su come funziona o allora, in qualche modo cosa vi proponete insomma di raggiungere? Certo, allora sono anni che se ne parla, diciamo così, ad oggi si parla già di bimodale, il famoso bimodale 1.0 è solamente la punta dell'iceberg, in realtà c'è molto di più, si può fare nettamente di più. Da questo punto il gruppo Sonova con la collaborazione tra Advanced Bionics e Phonak è riuscita a fare già un salto quantico rispetto a quello che è disponibile oggi sul mercato, ma l'unica cosa che vi posso dire è che è solamente l'inizio, per cui aspettatevi qualcosa di meglio nei prossimi mesi. Grazie dottor Caron, buon lavoro. Grazie mille.